Let's go. Allora, quindi partiamo dall'ottavo posto. Ma perché c'è la Lazio? Dai, sto scherzando. No, pure, volendo puoi mettere pure il Monza. Questi di chi è? Di Ciccione? Non ha senso. Allora, non mi cominciate a tirare fuori Venezia, Verona, perché non ho preparato le cose. Rompete il cazzo, ha messo le 10. No, allora, in caso la vai a scaricare, cioè, forse, non ho capito. Forse ne ha messe 8, ne ha messe, no 10. Ha messe 10. 10, quali sono? Ah, Torino, poi? Torino, Bologna. Dai, io ce l'ho chiara 31. Già, dai, chi inizia? Ciccione? Se volete inizio io. Ciccione, l'ottavo, dai. Sono 9 comunque. Sono 9, capra. Sono 9, oh, sì. Sono 10, 3, 6, 9 e 10. E 10 chi? Vabbè, ora la trovo la decima, non ti preoccupare. Cazzo sta. Vabbè, ma chi arriva ottavo, Augusto? Non guardare le icone. Vabbè, tanto no, magari c'è una squadra. Manca il Milan, manca il Milan. Ammetto, ce l'ho. Allora, Bologna, Bologna. Cioè, tu hai lavorato un pomeriggio e non c'è il Milan. Giocare. Posso capire se ti hai riscordato il Bologna. Ciao ragazzi, arrivederci, ci vediamo alla prossima. Minchia, viene nervosetto il Don oggi, eh. Sente poi, già il fiato di cannella. Permaloso, è di un permaloso. È normale che sia nervoso, ragazzi. Ha vinto la Juve di Thiago Motta. Lui ti fa poco. Comunque, ho detto Bologna. Ha detto Bologna, ottava? Sì. Pesante. Bologna, ottava? Raga, scrivete anche voi in chat secondo voi chi arriverà ottava. Che così mi date un consiglio, per favore. Vabbè, fa il vabbè, giustifica la tua scelta. Guarda, secondo me perché il Bologna farà la Champions League, quindi non riesce a mantenere il doppio impegno, quindi so che quest'anno sarà un anno difficile. Poi la squadra non è quella dell'anno scorso minimamente, ha perso Calafiori e ha perso Zicze, quindi onestamente la vedo un po' più in difficoltà. Ecco, sarà difficile fare il triplo impegno, diciamo, durante la stessa settimana per la squadra italiana. Vai. Pesante. Chi è il prossimo? Andy, oh mio Dio, ma questo va tenuto per ultimo. Questo va tenuto per ultimo. Ma cosa stavi guardando? Come è entrato in elicottero in casa? Ma lascia stare, c'è sta fobia degli insetti che avete. Allora, ottavo, secondo me il Torino. Ottavo Torino. Ok. Chi miagola? Penso un gatto. Credo un gatto. Perché il Torino? Torino perché il Torino non è mai squadra da... ottavo non è male come posto, ragazzi. Ottavo migliora. Migliora la secondo me fin troppo abbandonato. Vabbè, ma puoi mettere anche un'altra, in caso... Ma perché sono 9? No, sono 10 le squadre, Andy, sono 10. No, allora levo il Torino, sì, però non si vede un cazzo, sono piccolissime queste. Allora metto ottava la Fiorentina. Ma le sai le squadre di Serie A? Cioè, quelle devi dire, Andy, non è che... Cioè, quali non so, ma non è che posso mettere il Monza se non c'è il Monza. Tra l'altro voglio dire a Don che la Fiorentina ha cambiato da un paio d'anni il logo, quello vecchio. Vabbè, ma adesso stai a pensare a loro, non ci stava il Milan, stai a pensare. Poi io a loro. Sono permaloso, ma lui non è cagacazzi. Comunque ottava Fiorentina, vai Fiorentina, chi tocca? Prossimo è Flavio. Ottava Roma. Roma. Questa è una speranza sua, signor Ogni Santi, però. Ragazzi, stanno vendendo Dybala. In panchina c'hanno uno che bisogna capire se è bravo o meno, perché onestamente bisogna capire. Poi Dobbic è forte, Sulè però non è Dybala. Vediamo. Io onestamente, secondo me la Roma, il doppio impegno con la Champions, non fa la Champions League, no, mi ero perso gli ultimi 3-4. Dai, per favore. Per me fa l'ottavo posto. Va bene. Ma tu odi più il Genova o la Roma, Fra? Guarda, allora, il Genova mi dispiace per gli amici di Genova, ma loro hanno fatto la scelta, come posso dire, sbagliata di venirmi ad attaccare e gli ho cacato nell'acquario. Va bene. Tra l'altro è vicino a casa mia, è l'acquario. Quindi... Abbiamo due clip di Fabio per fine anno, brava Charles. Perfetto. Domenico Manfredi, prego. Io invece ottavo, allora vi dico subito che per metterne 8 vuol dire che di quelle 10 ne devi escludere 2, ok? Quindi il ragionamento che faccio
e escludo, e sono anche abbastanza tranquillo nel farlo, Bologna e Lazio dalle prime otto. Sante. E ottavo ci metto il Torino, che lo vedo molto bene quest'anno, e vedo anche un Zapata possibile capocannoniere. Addirittura. Nel senso tra i primi tre, dai, capocannoniere. Zapata. Io ti dico che quando toccherà a me non credo che sarà qua, quella Don. Seba Sarno. Allora, io ti dico che ottavo ci metto per il momento il Bologna, un po' per gli stessi motivi che ha detto Augusto, nel senso che secondo me non riuscirà a tenere il doppio impegno, e poi la squadra la facevano soprattutto Calafiore e Zirze, adesso non e Thiago Motta anche secondo me. Thiago Motta, sì. Andiamo a chi tocca. Prossimo? Fidati del Don, pesante. Se le palle metti la Juve. Ottavo metto la Roma, perché per me la Roma crolla. E farà un campionato mediocre, quindi metto la Roma, che si sta sgretolando. Okay. Il prossimo è Canella. Canella. Allora, da queste otto io escludo sicuramente Torino e Bologna 100%, quindi secondo me settima e ottava sono Fiorentina. Ottava. Sto ragionando o Lazio, io metto la Lazio. Vedi che a qualcuno la Lazio piace, Ciccione. Mi manca? Ottava, non so quanto ci piace. Panciroli. Io volevo mettere, dai, metterò il Torino ottavo anch'io. Secondo me il Torino, ragazzi, a parte però adesso perde Bellanova, infatti non lo so. Aspetta un attimo, sto guardo un attimo la classifica, vediamo la classifica in questo momento. Ma una giornata, Andre, cioè, non ho capito, però mi ricordo come hanno giocato. Verona, ma è troppo bilanciata. Genova però sta qua. Il Monza c'è, Don? No, figurati. Però te lo vado a recuperare dopo. Allora, io metto il Genova, che secondo me sarà la sorpresa di questo campionato. Ottavo. Ci può stare. Lo vado a prendere, dai. Tra l'altro sabato lo vado a vedere. Ragazzi, Genoa, se potete andare a vedere una partita, perché a parte che ha due curve, vedi Gabra che retrocede, scemo più scemo, ci può stare. Il Genoa si salva l'ultima giornata, scrivetevelo, amici, cazzi vostri. Oh, se vinceva contro la Lazio mettevo subito il Venezia di Difra, però non potevo esagerare fino a questo punto. Vabbè, però salvezza tranquilla, credo, no, il Venezia, giusto? L'ho visto male, che troia. C'è Adele Bashiru che sembrava Mbappé. Beh, Venezia e Como li possiamo già togliere dalla Serie A. No, il Como, ragazzi, no, dai, secondo me anche lei, ragazzi, anche lei. Ma il Como fa schifo, il Como. Quello riparte dal basso. Però il Como, secondo me, ha una delle maglie più belle della Serie A, ragazzi. Sembra quella del Cesi. Oggi, ragazzi, oggi è il grande colpo del Como, Che ha preso? Sergi Roberto. Basta, è Como, c'ha solo giocatori che hanno 70 anni, ma come cazzo vuole giocare in Serie A? C'hanno Cutrone e Belotti. Ma Cutrone e Belotti d'attacco quanto si sa? Porta rispetto a Cutrone. Per ma salvare si basta, dai, è una Serie A scarsa. Per salvare Cutrone la Lazio per titolare. Ma va. Ma Cutrone manco se paga Arbietta allo stadio fammi entrare, ma che sono squadre peggiori. Tanto te lo sei preso nel culo che ti ha segnato di mano. Ma sì, pensate, perché se non aspettare che segnava dei piedi, arrivederci. Mamma mia che grafica, ragazzi. Mamma mia, sono soddisfattissimo del nostro comparto grafico. Sono mentalmente esaurito e siamo solo all'ottavo posto. No, ma la cosa più semplice era mettere la foto di ognuno di noi.
Oh, no, ma è da stamattina che rompi il cazzo con sta foto di ognuno e di noi. Scrivere le squadre, scriverle. Egocentrico, perché è egocentrico, vuole vedere sempre. No, io sono più semplice, le scrivevi. Era più sai facile. Che forse il Monza, Don... No, scherzo, ovviamente. Augù, settimo posto. Decisi, come si chiama il gatto, Canel? Sirio. Guarda, faccio... Ma come Sirio? E quando lo chiami... Sirio non era quello di Campioni il Sogno che faceva grazie Graziani, ve lo ricordate? Ehi Sirio, Sirio, accendi la luce. Sei... No, guarda. La mia cagnolina si chiama Siria, fantastico. E lei si chiama Sirio. Vedi, delle volte. Che cazzo di... Ma Sirio non è quello di... Cavaliere dello Zodiaco. C'ho no, la maglia Sirio, pure. Sirio è una delle stelle. Vado? Della galassia. Ah, vai, gabbia libera. Scrivete settimo posto settimo. Secondo voi, raga. Voglio essere ottimista, va. Napoli. Minchia. Ah, perché stavi per mettere la Lazio, poi hai detto così, quindi. Quindi la Lazio, tu pensavi settima. Sì. Minchia, il Napoli, vederlo la prima giornata. Sì, ma il Napoli chi deve prendere qualcuno ancora? Sì, sì, un Napoli, pochino, eh? Vabbè, giustificami questo Napoli, cioè proprio non ce la fa secondo te. Lukaku secondo me arriva, oggi anche oggi l'hanno trattato e tutto, secondo me lo stanno trattando per chiudere. No, Conte settimo, non dico che si ammazza come dice Bastillani, ma no, secondo ma me sì. Non ci arriva. Si dimette prima ragazzi. Dai. Oggi il Napoli ha chiesto alla Fiorentina Amrabat. Quanto? Ecco. No, hanno proposto lo scambio Floruscia Amrabat alla Fiorentina rifiutata. Sì, è vero, l'avevo visto. Ma perché Amrabat lo batte dopo quel mondiale, Flavio? Ma perché Amrabat lo vogliono tutti buttare così? No, ma io lo terrei, Manfred, io lo terrei. Minchia, perché Floruscia fuori rosa, raga? Litigato con Conte? Sì, litigato con Conte. Pesante. Minchia. Strano. Chi tocca, vabbè, chi tocca? Ma no, dai, non vuole andare alla Lazio, Floruscia. Sì. Ma sì, Amrabat, guarda... scusami, ma alla Fiorentina voi, e c'è lui che non vuole stare a Firenze? No, lui vuole andare allo United. Lo United sì, non lo vuole. Ah, ok. Okay. Adesso gioca. Sono 3 anni che vuole andare allo United. No, ma l'anno scorso ci ha giocato, Andy. No, ma nel senso è lui che ancora deve. Però lui adesso gioca, è contento di starci, però ci sta che le squadre lo vengano a cercare. Lui è un giocatore forte. Però oggi io ho visto l'allenamento della Fiorentina. Nico s'allena a parte, è scazzato. La trattativa con la Juve è più lunga di quello. Cioè, però. Mentre Amrabat allena nel gruppo gioca titolare, sono due situazioni un po' diverse. Secondo te se ne va, Nico? Perché non l'avete venduto subito dopo il mondiale che vi facevate 70 milioni? Ma perché a gennaio non si vendono i più forti. Nico, ragazzi, oggi l'ho visto, s'allena con la stessa voglia che avevo io il lunedì mattina. Però lui, la Fiorentina vuole 40 milioni, la Juve ne offre 30. Io penso che alla fine 34-35 più bonus si chiude. Andrà così. Vabbè. Allora, chi tocca adesso? Settimo posto. Settimo? Sì. Lazio. Ma perché avete tutta sta fiducia nella Lazio? Vabbè, minchia, settimo, cioè, nel senso... Vabbè, nelle prime 8 sì, Manfred, dai. Cioè, non è che dici il Verona. Vedrete. Cioè, tu la vedi 12ª, tipo... Flavio Ogni Sens settima Lazio. Ma la Fiore la Lazio che ha passato un'estate per il culo, la Lazio che ha passato un'estate riprese per il culo arriverà sopra la Roma che hanno passato l'estate ad andare all'aeroporto. Ma l'anno scorso la Lazio cosa è arrivata? Settima sempre? Settima, quindi sarebbe la riconferma. Sì. E comunque settimo sei ancora fuori da tutto, cioè non hai coppe, non hai niente, quindi... No, la conference, se non prendiamo il quinto posto in Champions. Di Marzio intanto ha detto che ultime ore di Bala alla Roma, però ragazzi ormai insomma vediamo quello che capita. Ci dovrebbe essere sotto, anzi al punto esclamativo NordVPN, ci dovrebbe essere un'offerta dal 17 agosto. Per chi acquista un piano biennale tramite link riceve 4 mesi extra di abbonamento e un coupon
valido per 6 mesi da regalare a un amico. Primi su Twitch a dirlo, tra l'altro, quest'anno. C'avete tutto il mese, che magari qualcuno sta andando in vacanza con gli amici, vuole vedere le partite. NordVPN. Domenico Manfredi. Settimo allora, posto. Io ho escluso Bologna e Lazio. Ah, settimo, vabbè, una garanzia, Fiorentina. Non sbagli mai. Avrebbe una grande stagione. Ma guarda, Manfredi, che cazzo di griglia ha fatto Torino Fiorentina. Tu, ma come sbaglio ci pigli? Vabbè, infatti hai messo due sorprese, zio Pera. Che sorpresa? Fiorentina è sorpresa, ma si arriva ogni anno. Fiorentina fa sempre sette. Ragazzi, la Fiorentina è morta. Tutta è ancora morta. Ragazzi, allora, Sciscione, ti ricordo che in questo canale ho quasi azzeccato tutto, tranne alcune volte che tipo, non so, una traversa al novantesimo, ste cose qua, rigori sbagliati. Ma tipo, quale cosa hai azzeccato? Perdonami, non mi ho azzeccato tutto. Dicevi che l'Inter prendeva... Ho azzeccato che Lukaku era un cesso, e l'ho detto quando faceva 30 gol. Ho azzeccato che l'Italia faceva schifo, l'ho detto quando vinceva l'Europeo. Ricordati. No, questi già basterebbero. Ho detto che Giroud era un campione, non aveva ancora vinto lo scudetto. Detto che l'Inter non era fortissima quell'anno e perse lo scudetto. Quante cose, c'ho la lista. Poi sbaglia un rigore, uno al novantesimo, dice "Oh, porca sfiga". Comunque mi verrei a chiedere scusa. Ma guarda che devi chiedere scusa tu ai tifosi del Torino. Io questo ce l'ho senza dubbio, perché ero indeciso tra l'ottavo e il settimo, quindi ti metto settimo Fiorentina. Vabbè, dai. Pazzanti. Come? Io non sapevo se metterla settima oppure ottava. Mi via che viene esclusa una tra Torino. Vabbè, Torino ci sta, però una tra Lazio e Roma va fuori. No, secondo me il Torino non è tra le prime otto. Ma è elevato una tra Lazio e Roma. Ragazzi, voi non avete capito, secondo me, che il Don ha messo 10 squadre, quindi voi ne state facendo fuori due. Appunto. E mettendo la Fiorentina, voi fate fuori Torino e Lazio, praticamente. Posso cambiare, allora? Non conto. Metto settima, se si può cambiare, metto settima la Roma. E quindi rimane ottava Bologna? Lazio e... No, magari la Lazio la mette sopra. Beh, vediamo, dai. Che lo dici? Sciscione la metterà almeno quinta la Lazio, penso un po'. Allora, per me settima arriva... tosta. Per me la sorpresa di quest'anno sarà il Torino, quindi mettevo settimo il Torino. Senza Bellanova. No, mi fido del nuovo allenatore. Sono d'accordo anch'io con Zapata che farà tanti gol quest'anno. Io ho messo ottavo, ma guarda che ottavo è buono, comunque. E il Tucu. Minchia. Fiorentina, ho detto prima o Lazio Fiorentina, settimo ottavo, comunque Fiorentina. Moise. Ma la cantano allo stadio quella canzone lì? Praticamente. Voi non so se sapete che io ci ho litigato con Ken un mese fa, non eravamo in live. Ma dopo che l'hai visto fare quello spettacolo brobioso alla presentazione? Si è incazzato da morire con me. Metto la Fiorentina, settima. Oh. Minchia, ha escluso una. Pesante. Treni ha escluso. Pesantissimo. Ragazzi, dove mette l'Inter? Vamos. Adesso si fa interessante. Me l'ha fatto, vero? Sì. Si va al sesto posto, ragazzi. Augusto De Sciscionens. Bravo Salla. Capito, Lazio. Cisco, il gioco. Lazio. Telepatia. Niente. Cioè, tu non stai mettendo, io sono sicuro che tu le esci la Roma fuori. Che pezzo di merda. Settima la Lazio, sesta la Lazio. Sì. Ma chi segna? Beh, la Lazio, ragazzi, è messa bene. Ma non sesti, vabbè. Ha trovato un nuovo attaccante. Ma la Lazio, Augu, deve prendere ancora qualcuno? Secondo te c'è ancora margine o zero? Centrocampista. Davanti nessuno? Siete a posto? No, a meno che non esce qualcuno, però se non esce... Ma chi avete davanti voi? Perché non prendi Cutrone? Perché? Chi è che c'ha Iagula davanti? C'hai Castellanos? Dia. Ah, è Dia, vabbè. Sai come godo quando ti fa gol Cutrone? Comunque la Lazio, ragazzi, alla fine ha fatto veramente un bel mercato,
Sì, per salvarsi. Sì, beh, ha fatto un mercato che è quello della Lazio, dai, non infieriamo, però si è mossa. Questo, oh, guarda un po' se lo metti così, scusa. Quasi funziona. Ah, questa qua? Cioè per TikTok. Sì. Vai, chi è settimo adesso? Andy numero 9. Andy sesto. Allora. Amici di Napoli e provincia, l'anno scorso sono stato duro con voi, vi avevo messi ottavi, siete arrivati decimi. Quest'anno le cose miglioreranno. Il sole piano piano sta sorgendo dal Vesuvio. Quest'anno arriverete sesti. Ci può stare. Se arriva sesti con Conte è un disastro. Senza, esatto, Conte. È un miglioramento. Beh, intanto bisogna vedere se ci rimane Conte tutto l'anno, però... Conte, ragazzi, la prossima contro chi è il Napoli, raga? Bologna può essere? Bologna, sì. Napoli-Bologna. Napoli-Bologna. Minchia, un'altra partita non facile. Il Bologna ha pareggiato. Contro chi ha giocato il Bologna, raga? Bologna, no, Udinese. Mimmo. Ampe. Grazie, Reds. Meno 22. Devo fare una scelta tosta. Devo fare una scelta tosta. Un saluto al demone. Però grazie. Sono coerente e sesto ci arriva il Milan. Ma dai, ma vai a cagare, dai. Sesto ci arriva il Milan, tranne se a metà anno richiama Pioli. No, Pioli potrebbe arrivare quarto. Pioli, con Fonseca dai, arriva sesto. Non ci credo. Beh, io il Milan l'avevo messo prima, ma ho già cambiato idea. Anch'io sono dopo la prima. Sarno. Io sono indeciso tra Lazio e Napoli. Lazio, sesta Lazio. A malincuore, Seba, ma tu simpatizzi per qualche squadra? Per il Milan simpatizzi tu? No, ormai no. Te ne frega più un cazzo solo... neanche te. Ma quando inizi a lavorare nel calcio, cioè, la perdi come roba. Io l'ho persa da anni. Sì. Io sono giusto un po', un bel po' appassionato per il Real all'estero, però in Serie A ormai non riesco più, ti dico la verità. Ma come si fa a essere simpatizzante di una squadra che vince sempre? Veramente, una cosa incredibile. Perché gli piace vincere. Vince sempre, però non facendo come le altre. Non... Il Real Madrid, sì. Bamba, una roba imbarazzante. Canciroli. Io sesto metto, sai che anch'io c'avevo il Napoli quasi. Sono indeciso tra Napoli e Roma a oggi. Metto la Roma. Sesta. A oggi. Non mi ha proprio convinto il calciomercato della Roma. Anche sta roba che perde Dybala, per me è la più grande stronzata che potevano fare. Io sesto metto l'Atalanta. Adesso che ha preso Bellanova. Vabbè, questo non capisce veramente un cazzo. Bale. Atalanta. Sesta. Canella. Manco io, Canella. Poi ti metto. Tocca a me. Ok, Roma. Penso la Roma. Assolutamente. Per me le quattro sono già scritte, però vabbè, non le dico. Beh, dirai. Oppure vai via la quarta, tu praticamente abbandoni la live. Adesso un tavolo per quello che... Allora, gli hanno venduto mezza squadra. Gli hanno venduto i più forti. Hanno fatto una campagna acquisti da undicesimo posto. Ma mio fratello, il tecnico migliore d'Italia, Vincenzo Italiano, porterà il Bologna al sesto posto. Bella questa. Mi sembra un po' esagerato, Però, praticamente capisco conservare l'amicizia. Gli hanno fatto una squadra italiana, ragazzi, che nemmeno gli Oragon. Una roba imbarazzata. No, Andy, ma tu Oragon è impossibile, eh? Impossibile, assolutamente impossibile. Ma se sei allenatore, ancora sei allenatore tu degli Oragon, no? No, io mi sono dimesso.
Non ho mai visto mese, nessun fa. Comunicato ufficiale. Ma è la pagina degli Oregon che è fatta. E non l'ho vista, però. Quindi per me non farsi cacciata è dimesso, ho fatto una bella mossa, bravissimo. No, mi sono dimesso, mi hanno chiesto di rimanere, ma io ho deciso di... Cioè, era giusto, ho fatto delle promesse, non le ho mantenute. Meno 32, gabbie libere, Ciscione, si riparte, quinto posto. Scrivete chat chi secondo voi arriverà quinto. Ho aperto le gabbie. Roma. Quindi sopra la Lazio? Sì. Però a oggi auguro che formazione c'ha, secondo te è una formazione migliore? No, però secondo me li compra qualche giocatore. Già l'impressione che crollano in Europa e fanno tutto sul campionato. Andy Air Football 9. Quinta, anche io, Roma. Senza infamia, senza lode, un campionato. Scusate, per avere di nuovo 5 squadre, magari dall'andamento della la botta di culo che di nuovo la quinta va in Champions League, allora se la ma è quasi impossibile quest'anno, ragazzi. Raga, qualcuno ha scritto di come si dice di andare a vedere le storie di Fabrizio Romano che parla Romano di Lukaku Napoli, però ragazzi, cioè questo è il livello delle storie di Fabrizio Romano. Cioè, io sinceramente non me la sento di scegliere qua in mezzo cos'è. Quanto ne sono? No. Paio. Secondo me arriva, le prime quattro di Canella. Quinto posto, io dico il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ma siete cattivissimi col Milan stasera. Il Milan non lo so. Ci sono trasmissioni che l'hanno dato primo, ragazzi. Allora. Anche il conducente qua l'ha messo primo. Sì, però all'inizio, prima di vedere la prima di campionato, oggi sai che... Ma la prima non conta un cazzo, ragazzi, sennò a settembre. Ma arrivano prima, è un miracolo sportivo. Volevo specificare che questa è la griglia di partenza. Grazie Mario. Con questo mercato, eh? Sì, quello di oggi, eh. Quindi... Sì, è vero. No, non è vero. Io faccio la griglia in base a quello che penso che compreranno nelle ultime giorni. Sì, sì. Già, noi la rivediamo il 30 agosto, la rivediamo questa. No, esatto, se uno può cambiare. No, ma tanto c'ha le icone, il donno, certo, che può spostare. No, devi essere bravo a capire. Oh, se vuoi tu non la cambi, che cazzo vuoi? Tu falla come te pare, no, la faccio come la pare. Può cambiare. A oggi la griglia di partenza, a oggi. Sembri, queste sono le qualifiche. Sembri quei nonni che si inventano le regole da soli e le devono imporre ai nipoti. Manfredi, se una vuole cambiare la cambia, scusa. Sì, così la cambi dopo altre due giornate. Facciamo che la cambiamo ogni giornata. Poi alla penultima no, quando c'è magari la pausa nazionale, quando è finito il calciomercato. Mi scusi Manfredi, ma se lei fa l'appuntamento fisso del mercoledì. È come se tu fai il fantacalcio adesso. Non lo faccio. Allora vedi, no, comunque ragazzi c'è un messaggio di Erika Tucci che è ancora in vacanza ma ci segue sempre nonostante, e scrive: come sempre si sminuisce il Milan, ci vediamo a fine stagione, puntini. Bravo Harry, ma sei il primo Harry. il buon Harry no, ragazzi, il mio contratto scade il primo settembre, quindi fino al 30 agosto sto. Poi calcio mercato, poi Dio vede e provvede. Mimmo Domenico. Fammi fare un ragionamento al volo. Fallimento clamoroso del Napoli, quinto. Ah, io l'ho messo sesto, quindi... Quinto non è fallimento. Quinto non ecco poi così male. Conte senza le coppe, se non entra tra le prime quattro, deve smettere di allenare. Passarlo. Io qui l'ho detto, non ho dubbi, perché prima ero indeciso tra Napoli e Lazio, quindi ho messo la Lazio sesta, ti metto il Napoli quinto. Secondo me non ce la farà di poco ad arrivare in Champions, di poco. Ok, Don? Allora, per me al quinto posto si piazzerà la Juventus di... Ma vai a rubare dopo la prima partita. Imbarazzante. A today con la rosa di oggi la Juventus arriva quinta.
Ma today cosa significa? Cioè è tipo in visione, quindi dobbiamo guardare in previsione del futuro. Ah, no, ma tu non stai ascoltando Manfredi. Oggi, con il mercato di oggi, di giuntoli, è quinta. Cioè, ah, no, 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 no. Fumo negli occhi. No, 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 brutto, ecco. Brutta capra. Quindi tu se domani arriva Cop Miners e come cazzo si chiama? Nico Gonzalez la cambi, giusto? Criticava Gianni Bianco e ora fa come lui. Disfattista tu, interista. Se arriva Cop Miners e Nico Gonzalez, quindi... Queste, queste si mettere la Juve quinta, ragazzi. Vabbè, vabbè, ma voi capite di calcio, infatti io no. No, non vai, ma Matteo, no, Vitaldo. Questo che non eravamo accorti, che no, non si allegri. A settembre. È come Manfredi con Pioli. Torna quando c'è il nuovo wipe, Pino, a settembre. Nostalgismo. Allora. Canel. Allora devo andare sempre ad esclusione qua. Perché ripeto, io ho le quattro definite. Cioè, arrivare quinto per me è un fallimento. Il Milan. Io metto il Milan. Io metto il Milan. Adesso Harry, mi arriva un altro messaggio di Harry. No, ma l'interista. Secondo me il Milan, se arriva tra le prime quattro, è un grande successo. No. A livello di rosa, per me ci sono quattro nettamente superiori. Bravo Canela, quindi, si vede che capisci di calcio. Grazie. Quindi Pioli è stato un mago lo scorso anno, che è arrivato secondo e l'hanno trattato. Qualche come squadra l'anno scorso si è un po' ammazzata da sola, secondo me. Oh ragazzi, però c'è anche da dire che se l'Atalanta, tutti ci aspettiamo che faccia questo glow up da arrivare nelle prime 4, prime 3, una di quelle toste va giù, eh. Questo sono io. Io ti dico che quinto secondo me arriva il Napoli di Antonio Conte. Più o meno il Napoli l'abbiamo messo tutti quinto o sesto. Sono curioso di vedere chi lascia fuori. Allora, Augusto, è di nuovo il tuo turno. Siamo nelle prime quattro, zona Champions. Zona Champions. Riapro le gabbie, raga, voi, chi arriva quarto. Quarta. Milan. Pesante. A me non piace Fonseca, secondo me devono prendere un altro centravanti. Perché sì, loro chi c'hanno Morata e basta? Jovic. Morata, sì. Jovic. Sì, quindi sì, hanno Morata e basta. Ma Seba, ma la roba di Abraham è naufragata? No, non è naufragata. Io ripeto, il Milan, da quello che mi hanno detto, ha a disposizione circa ancora una quindicina di milioni da investire. Lo voleva investire per Samardzic, però potrebbe farlo per una punta. Salvo. In quel caso, qualora la Roma accettasse circa 15 milioni per Abraham, potrebbe arrivare. Vi dico una cosa sul Milan, perché anche oggi pomeriggio, così come ho scritto, mi hanno ribadito che Bennacer vuole a tutti i costi andare in Arabia. Quarto, senza Cop Miner, senza Lokman, Atalanta. Ma Lukman dicono che rimane Sonzo. Rimane Lukman, Seba. È in dubbio Lukman, secondo me. La trattativa per adesso non sta continuando, quindi ad oggi resta. Vediamo qualcuno se qualcuno ha scritto dell'Arsenal, mi sa Pedulla, non mi ricordo chi l'ha scritto. No, ma molte squadre sono interessate a Lukman attualmente, però la trattativa che lo portava al Parì è sfumata, quindi ad oggi non è prevista. Dicono che l'Atalanta va per il prezzo, vuole 75 milioni minimo. Giusto. Madonna. Ma giusto. Ma Lukman vale. Vabbè, Lukman 75. Ma vale 30-40. Ragazzi, sto... Lukman ha fatto vincere Coppa Europa League. Lukman, oggi lo metto tra i primi tre al mondo nel suo. Perfetto, i primi tre. Ma vabbè, tu perché parli di calcio? Primi Lukman tra i primi tre. Comunque, Manfredi, non ti sottrarre. Quarto posto. Allora, quarta, a grande sorpresa, non so perché, ero indeciso fino alla fine, però ci metto la Roma. Sta a una griglia fantastica, Manfredi, giuro. Minchia, veramente, ma secondo me sei l'unico che la deve cambiare. Dice che vince l'Atalanta, lo scudetto. Beh, la Sabatini... No, ma le puoi mettere dritte, Dio cane? Che mi dà proprio uzzo vederle... Il Milan più a destra. Pensa un po', questo non sa i nomi dei giocatori, però le griglie le vuole... mi dà da fare... Oh, guarda com'è bella così, no? Ma a me piaceva più prima, però. Oh, è più ordinata. Ah, è più bella. A voi piace l'ordine, a me piace il caos.
Si vede, fratello, si vede. Non ti preoccupare. Pesante la situazione. Allora, quarta metto il Milan di secondo me ho sbagliato a dire che era prima, l'ho visto, sono d'accordo con Sciscione, non mi piace proprio l'allenatore. Vabbè, tanto mo la puoi ricambiare dopo un'altra giornata, non ti preoccupare. Seba doveva, allora, però chi non cambia idea è un coglione, raga. Allora ragazzi, io sono, vi dico, indecisissimo per la prima, seconda e terza posizione, ma non sul fatto che tra queste tre non ci sarà l'Atalanta, e quindi metto Atalanta quarta. Atalanta quarta, e poi lì un casino, lì veramente non so più, vabbè, vediamo dopo. Calma, calma, c'hai il tempo di pensarci. Allora, io quarto metto, grazie, you. Madonna. Lazio. No, vabbè, qua. Però ti dico che Madonna ha fatto una giocata il Don qua, perché potrebbe essere Vabbè, ma tanto sa che se ne vanno, non vediamo più, quindi potremo via, manco potremo via per culo, dai. Lazio, non è vero. Perché la Lazio sarà la sorpresa di quest'anno. Eh sì, come no. Preso. Chiaro, vai. Darius. Canella. Vado. La Canella. Atalanta. Canella! Canella! Atalanta, Atalanta, arriva in Champions. E scusa, chi è? Era chi è? Canella? Era Spadoni. Spadoni. Canella! Canella! Che ridere. Spadoni manca, eh. Una di queste sere va invitato. Ma non stava bene, se non mi sbaglio. Che c'è, ah, vero, c'è il Covid, Spadone. C'è il Covid, però. Mamma ieri mi ha detto c'è il Covid. Oggi ho visto la storia sta in vacanza, quindi non lo diciamo. È un'influenza comunque, dai. Vabbè, allora, parliamo di calcio. Vabbè, andiamo altro, lasciamo Andy Nike il pronostico, famo pure medico, buonanotte. Un'influenza. Ci hanno chiuso in casa tre anni, dio cane, direi. Perché vi siete fatti frega a voi? Sì, vabbè. Eccolo qua, arrivato qua, ingegnere bicchiere. Medaglia di bronzo. Atalanta. Oh, tocca a me, oh, rintintin, manco io che qua. Ma come rintintin? Ma come rintintin? Io quarto posto ci metto il Napoli. Inizio a sognare quella Fiorentina. Si salva per il rotto della cuffia, parrucchino. Si salta però quella cuffia. Azzo, situazione pesante. Buonasera, allora, il nostro che ti sta minacciando? Capo ufficio stampa. Apro la chat, ragazzi, andiamo diretti al terzo posto. Oh, mancano, che voglio fare il quiz. Oh, quando ne manca? 31. Grazie. Cormorano 31. Ha regalato l'abbonamento a Henry, tra l'altro. Guarda a vedere. Augusto, medaglia di bronzo. Atalanta, 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 Atalanta. Atalanta. Non capisci un cazzo proprio. Sai che invece la vedo quasi come Algo, sono quasi indeciso, ma la vedo un po' così. Andy, arrivo. Number 9. Ma fra arrivo, Ragazzi, nella vita, come nel calcio, quando sei su, poi un giorno non te ne accorgi, non te lo spieghi nemmeno. Vai, dillo, dillo. Terza Andy, l'Inter. Andy. Vai, terza l'Inter. E andiamo. Vabbè, andiamo proprio. Andiamo. Mi hai solo anticipato, però va bene. Ma che cazzo esulti? Questi vincono la Coppa Campione o scudetto che ho messo i terzi. Zitto, che mo lo metto terzo pure io, facciamo la Coppa. Allora proprio la conferma. Possiamo, perfetto. Ma c'è proprio, se c'era dubbio, non a festeggiare oggi. La gente sta uscita di casa. Sparisco un secondo perché il mio gatto si sta buttando dalla finestra. Non chiudere la cam. No. Salva il gatto, semmai vai tu. Science. Terzo posto l'Atalanta di quel simpaticone di Gasperini. Perché secondo me, nonostante la cessione praticamente scuola di Cop Miners, con Zaniolo, con Retechi, con... fare una bella squadra. Flavio, devi c'è, purtroppo
prima o poi devi ammettere che Gasperini è un genio. No, no, l'ho sempre detto, Manfred. È simpatico come la sabbia nelle mutande, ma è un genio. Questo ma siamo sicuri? Me l'hanno detto anche molti calciatori. Quindi se chiedo a te, siamo sicuri che Chiesa non possa andare all'Atalanta? Ero muto. Chiesa, quello che hanno detto a me è che lui vorrebbe a tutti i costi restare in Italia e che comunque accetterebbe qualsiasi qualsiasi buona destinazione italiana. Per questo di informazioni al momento non ne ha nemmeno chieste all'Atalanta. Allora le chiedessi, però Chiesa penso che sarebbe predisposto ad andarci. Ripeto, a me, io lo vedo più vicino magari a una realtà come la Roma, che qualora appunto vendesse Dybala oppure il Napoli, però qualora l'Atalanta chiedesse informazioni, sì, potrebbe andare in porto. Ad oggi però non ne ha chieste. Babbo, okay. Vai. Vabbè, Andrea non c'è. Ma com'è? Ma hai cambiato l'ordine? No, sì, ogni tanto... È a cazzo l'ordine, fa ogni volta come cazzo gli pare. Seba! Ma perché allora, tu sei Manfred? No, mi ricordo che c'era... Eccoti, scusami. Vabbè, io ormai ho detto tutto il demone. Andiamo all in sull'Inter. Vai, perfetto. Dale, anche terza Manfredi. Inter. Terza. Mamma mia. Ragazzi, salite ora nel carro, ora che potete, perché poi chiudiamo tutto. Ma se l'Inter arriva terzo, dobbiamo vendere tutti. Ma di cosa non è possibile. A quale punto si butta sto carro? Se falliamo, arriviamo secondi. Sì. Facciamo un bello screen, dicevano su Andy. Aspettate la chiusura. Sì. Allora, io vi dico, fino ad adesso sono stato abbastanza sicuro di ciò che ho detto. Per le prime tre, un po' così. Analizzando, però vi dico che secondo me sicuramente l'Inter non arriverà a terza, quindi sono indeciso tra Milan e Juventus. Grande Ele. Ma Juventus terza vi metto, dai. Questa Juve qui. Prossimo, the next, il Don. Allora, number 3 per me sarà il Bologna. E il Milan, scusate. Perché sono simili comunque il Bologna e il Milan, ragazzi, che gli ha detti. Sì. Porca troia. Il grafico è lo stesso. È lo stesso grafico? Sì. 130 anni però. Tucu. Gabriele Canella. Sei mutato, Gabri. Dico terzo Napoli. Ragazzi, è un po' patetico. Io dico terza... terza la Juve. Ne hai già capito. Pesante. Numero 2, anzi facciamo prima numero 1? Fai tutte e due, fai due insieme, mancano 10 minuti. Meno 31. Allora, lo scudetto quest'anno lo vince... Secondo devi mettere uno. No, vabbè, poi si sa, dai, faccio più un secondo. Vince? La Juventus. Ci sta. E secondo? Ma perché l'Inter? Ma perché ci stanno 2 Milan? Vabbè, lasciamo aperto. È imbarazzante il dono. Perché c'è anche quello under 23. Ragazzi, dite se vi piace questa griglia di Augu, vi apro le gabbie. A me piace sinceramente la griglia di Augu, cioè non la vedo plausibile. Secondo me il Napoli troppo dietro ha messo. Voto, date il voto, date un numero di voto da 1 a 10 a ognuno. No, poi secondo me ti fa il sondaggio chi ha vinto, chi cui piace di più fa il sondaggio. Ah, dici tra gli 8? Eh sì. Comunque si dividono tra il 2, l'8 e il 10. Ma come dal 2? Così. Ma c'è uno ha scritto 11, 9, 9, 6, 7. Fiorentina no, manca, per me arriva dietro al Bologna. Fiorentina. A me la Fiorentina piace. Ma alla fine dobbiamo fare il sondaggio, qual è quella che piace di più? Qual è la griglia? La Fiorentina c'ha Kenny in attacco, dai, su. Porca troia, okay. E l'hai lasciata fuori,
Sì. Vabbè, l'anno scorso non è che c'era Beltran, Belotti, non è che andava la lotta con Bologna. Sì. Sì, ma l'anno scorso avevamo un grande allenatore. Occhio. Quest'anno no. Qui. Buon allenatore. Buon allenatore. Signori, quasi si gioca tutto. Due tecnici nuovi che si giocheranno lo scudetto, ma il tecnico che già conosce il campionato italiano e che già da anni sarà il campione d'Italia. Juventus, ahimè. Porco, quella mia adesso. Posso cambiare? È finita! O forse no. Quindi Juve prima, secondo Milan. Terza Inter per Andy, raga, date un voto in chat. Quarta Atalanta, poi la Roma, il Napoli, Lazio e Fiorentina. È plausibile comunque, ragazzi, molto. Il Milan secondo me hai un po' usato, Andy. Il Milan lascia stare che zitti zitti fanno un bel lavoro. Allora, io vi metto come campione d'Italia di nuovo l'Inter e il Milan secondo. Però l'unico ragionamento che vorrei fare su questa cosa qui è che l'unica cosa su cui non sono sicuro è sulla prima e terza posizione, nel senso che il Milan secondo me non vincerà, ma primi potrebbero arrivare o Juventus o Inter, e questo dipende dagli acquisti che ha fatto la Juventus, se si troverà o no. Se la Juventus ingrana può anche arrivare prima, senza dubbio. Ad oggi, visto che non li ho visti così tanto giocare insieme, ti metto ancora l'Inter. Però, ripeto, tra il primo e il terzo è un po' così. Sono sicuro che il Milan magari non vincerà, ma primo e terzo, cioè diciamo che... Questa è perfetta, Sarlonesa. Votate, ragazzi, questa qua di Seba, che è Inter prima, secondo Milan, poi la Juve. Aspetta, Don. Torna quella da Seba. No. Quarta Atalanta, quinto il Napoli, poi la Lazio davanti alla Roma e ottavo ancora il Bologna. Però Seba, sei stato troppo severo con la Roma, e se la Roma finisce... settima, cioè, problema vero. Sta prendendo dei bei voti, Seba. Ma tu non l'hai messo ottava, Flavio. Sì, però io diciamo che posso avere delle idee, ma lui che è molto più equilibrato di me, cioè, fa più rumore. Sì, però lo sai qual è il fatto? Che io ho completato la Roma settima. Il mio ragionamento è, secondo me la Lazio arriverà prima della Roma. Il Napoli secondo me non arriverà almeno quinta, visto che non giocherà le coppe, e poi le altre sono le più forti. È anche vero che le coppe il Bologna le gioca fino a dicembre, che l'Atalanta le gioca fino a dicembre, poi finisce la storiella quest'anno, perché non ci sono più le retrocessioni. Cioè tu, Donna, il Napoli e l'Inter ti sono rimaste? Beh, mi sembra chiaro che quest'anno non c'è dubbio. L'allenatore più forte d'Italia allena una squadra sola e tornerà campione d'Italia. Sim IQ Fort. Oi vita mia, sarà campione d'Italia quest'anno. Sembra una follia totale. Arriverà. Ti posso dire una cosa? Secondo me il Don sbaglia tutte e otto le posizioni. No, ma il Don c'è bisogno. Sarebbe un record. Il Don se fa richiesta gli danno una 208, no? 104. Sim IQ Fort. Ma manco se giri riesce. Faccio votare questa. Solo gli abbonati, perché tanto ti offendono già abbastanza loro. Non c'è neanche bisogno di aprire le gabbie. Guarda, sono tanti zero. Io zero, quattro. Vabbè, qualcuno può essere. C'è il Napoli addirittura che vince 0.5. Ti stai facendo fregare dalla prima giornata, Don. Forse prossimo. E il Tucu. Allora, io vado a blocchi di 4. Cioè, nel senso, secondo me, poi è chiaro che magari sesto, settimo non lo azzecchi, eccetera. Però secondo me, allora, Lazio e Fiorentina sono le meno strutturate. Roma e Milan sono giusti da mettere là, perché secondo me il Milan non ha... Cioè, è molto... Non molto, è meno strutturato rispetto a Napoli, Atalanta, Juve, Inter. Il Napoli farà bene perché Conte, secondo me, farà bene, perché non può fallire. Davanti io metto l'Inter, seconda la Juve, ma sarà combattuto fino alla fine. Comunque Gib mi fa morire. Raga, ormai hanno capito il trucco. Dire tre cose diverse, secondo me intende in tre video diverse, così hanno il video dove hanno indovinato. Ingiocabile.
Però quindi che ottima... hai messo, scusa, Gabri? Primo Inter, seconda Juve. Potresti fare l'autore. Napoli. Ho messo Napoli e Atalanta perché l'Atalanta è troppo strutturata, a Napoli con Antonio Conte lo fallisce. Allora, per il Tuco Cannella apro le gabbie. Prima l'Inter, seconda la Juve, votate. Poi Napoli, Atalanta, Milan, Roma, Fiorentina e Lazio. Siamo a... Ecco qua. Lascia un attimo che voglio vedere cosa dicono, che voto gli danno. Sul 6, Cannella. Cannella, 0, 7, 2, 5, 0,2, 3, 14, 110, 7, 5 più, 8. Capisce più e identifica. Bene. Beh, quello ora sì. Andy, dai. Andiamo 104. Su Mimmo. Parecchi 104 ci sono, incredibile. Beh, ragazzi, molto bella e davvero degna di stima la favola dell'Atalanta e del maestro Gasperini, però la Juve, quando si gioca uno scudetto con l'Atalanta, vince 101 volte su 100. Forza, posso cambiare, cioè, io è vincente come in Diremmo e Maffei, potrà mai vincere. Forse sarà una volta che si capisce qualcosa. Pesante. Quella, penso, quella... penso che su 8 ne posso sbagliare massimo una. Mi sembra esagerato. Io credo che puoi azzeccarne massimo una, credo. Guarda, secondo me avverrà così. E poi Manfred, una è impossibile, perché se ne sbagli una almeno sono sbagliate due. Guarda, l'unico che ha studiato, perché magari, che ne so, la Fiorentina arriva a nona e che ne so, abbiamo messo sì, pure il Bologna, quello sì, quello sì. Ma poi da mettere l'Inter terzo, l'anno scorso abbiamo dominato il campionato, cosa è successo di così eclatante da arrivare terzi? Cioè, Atalanta e Juve cosa fanno quest'anno? Ma nella mente di Manfredi, il Napoli, Gabriele, il Napoli aveva vinto il campionato e poi è arrivato decimo. Però ma nella mente di Manfredi non hai vinto il campionato, la mente di, l'hai rubato, queste cose qua. Lui l'anno scorso. Perché semplicemente perché innanzitutto in Italia l'unica, a parte quella puttanata dei sei anni di Calciopoli, ma l'unica che vince gli scudetti di fila è la Juve. Ma l'Inter, infatti, quando tu ne hai vinti 5-6 di fila. Sì, ho detto, togli quei 5-6 anni di calcio che non esiste, di Calciopoli imbarazzante. Per il resto, la Juve è l'unica che sa fare, che domina negli anni. Secondo me l'Inter non è portata a vincere ogni anno. Ok. Allora, tocca a me, se non sbaglio. Il voto è stato dato? Sì, è una merda, dai. Due meno mi ha dato uno. Ottimista, però, Clemente. Eccoci qua. Io dico che, secondo me, il campionato lo vince l'Inter e seconda arriva l'Atalanta. No, pensavo la Lazio. Ah, ce l'ha, non l'ho messa la Lazio a ultimo, scusa. No. Minchia, se perde anche se vince anche domenica, ragazzi. No, la cosa bella è che non l'ha messa né lui né il coglione, scemo più scemo. Questa è proprio la più bella notizia della serata, incredibile. L'ho messa quarta. Che bello. Che bello. Vabbè, non fai testa. Vabbè, cioè, Inter, Atalanta, Juve, Milan, Napoli, spiega, Roma. Posso sbagliare il Genoa, è la mia scommessa. Tutte gli altri ragazzi, sì. Giocatele così ormai, si è visto. Sì, così. Vabbè, oh. Dicevo Milan, ma ho sbagliato. Dopo la prima partita. La prossima settimana dirà Juve, poi nel senso. Vabbè, oh. Allora andiamo a fare il pool, Manfred. No, manco io. Ah, c'è Flavio, scusa. Perché me lo dimentico sempre, Flavio? Rintintin, è la seconda volta che mi dimentico. Ma perché quando si parla di Pokémon mi confondo sempre. Allora, nonostante io vorrei che vincesse la Juventus per zittire Don Giovanni Capuano, Sandro Sabatini, per far vincere Adani e il suo clan, però penso che vincerà l'Inter, quindi Inter prima, seconda Juventus, nonostante un grande Thiago Motta. Pesante.
Questa è la griglia di arrivo di Flavio Ognissanti. Nel frattempo ringrazio Peppone, cuore azzurro.